I nuovi sistemi tecnologici si basano sulla polarizzazione dell'acqua. È già da un po' di anni, circa un ventennio, che diverse aziende oltralpe hanno realizzato e inventato degli strumenti che promettono di eliminare l'acqua nei muri, l'umidità nei muri. Sfruttano il principio della polarizzazione, è come se strofinassimo un pezzo di ferro o di plastica, lo mettessimo sotto il rubinetto dell'acqua, l'acqua devia il suo percorso, quindi gli passa accanto. È lo stesso principio. I sistemi in realtà sono due: uno sfrutta i campi elettrici, l'altro i campi magnetici. Il primo è costituito da una centralina che si collega ad una presa elettrica, quindi all'energia elettrica della nostra casa, e neutralizza così le cariche elettriche contenute nell'acqua e quindi nel terreno. Produce un campo elettromagnetico basso, come quello di un frigorifero o un cellulare, almeno questo è quello che afferma la ditta, in base a delle rilevazioni che hanno fatto. Il secondo invece sfrutta e converte l'energia elettromagnetica in gravo magnetica. Non produce elettrosmog perché non viene collegato ad una presa elettrica, ma sfrutta invece le proprietà del rame contenute in una specie di lampada dalla forma un po' strana, a spirale, che viene posizionata all'interno della nostra casa, producendo proprio un campo magnetico. Per quale motivo questo sistema sembra essere valido? Perché è l'unico sistema di questo tipo che è stato anche certificato dal Ministero dei Beni Culturali ed è stato inserito nel prezziario delle opere pubbliche, quindi ha avuto delle certificazioni importanti. Ma adesso vediamo i quattro punti importanti, quindi i pro, i contro, i costi e i miei suggerimenti.